Legge di bilancio 2020. Le nuove tasse che creano scalpore. La legge di bilancio è una manovra molto importante per il bilancio di un paese, da cui dipendono i conti pubblici per l'anno che verrà e gli obiettivi finanziari previsti per i successivi 3 anni. Vista la recente crisi di governo aperta dalla Lega e la conseguente nascita del nuovo governo, la legge di bilancio 2020 sta facendo parlare molto più del solito ed è diventata ancora più importante. Insieme al DEF, documento economico e finanze, la legge di bilancio è lo strumento economico più importante tramite cui l'Italia definisce tutti gli obiettivi riguardanti la finanza pubblica. Attualmente questa legge è in fase di creazione, ma è già possibile riuscire a tracciare un quadro delle nuove tasse che verranno introdotte. Lo scopo principale è quello di recuperare i 30 miliardi di euro indicati nella nota di aggiornamento del DEF, varata dal Consiglio dei Ministri. Le risorse, tenendo conto di un deficit del 2,2% e una stima di crescita del PIL dello 0,6%, proverranno sicuramente da diversi fronti, come per esempio 7,2 miliardi dalla battaglia dell'evasione fiscale, 2,8 miliardi dalle privatizzazioni di quote di società pubbliche e vendite di immobili e 2 miliardi dalla proroga dell'imposta sostitutiva sulla rivalutazione dei terreni e partecipazione. Inoltre i risparmi derivanti tra tagli dei sussidi dannosi per l'ambiente e grazie alle nuove tasse a carattere ambientale avranno un valore di 1,8 miliardi di euro. Cerchiamo di approfondire meglio i contenuti della legge di bilancio 2020. Una delle misure che sta maggiormente facendo discutere è la cancellazione del tetto delle accise sul diesel, che porterà il gasolio allo stesso prezzo della benzina. Si tratta di una nuova tassa ambientale che promette serie ripercussioni non solo sui trasporti privati, ma anche sui costi della produzione e delle bollette della luce e del gas. Ci saranno anche diversi aumenti generalizzati sui prodotti dei supermercati. Sempre parlando dell'ambiente, il governo pare abbia deciso di non detassare le attività ecologiche, preferendo tassare tutte le attività che inquinano. Verrà inserita una nuova tassa sulla plastica, applicata a bottiglie, imballaggi e contenitori dei generi alimentari. La tassa dovrà essere pagata dai produttori, ma sicuramente verrà scaricata sui consumatori. La legge di bilancio 2020 prevede anche la nuova sugar tax, apparentemente votata per andare a tutelare i cittadini. Si tratta di un'imposta che coinvolgerà le bibite gassate e gli alimenti dolci preconfezionati, come le classiche merendine. Per quanto riguarda questa legge, le cose sono ancora tutte da decidere, con un Conte possibilista, ma un Di Maio non troppo a favore. La tassa su colf e badanti, che sta facendo discutere. Tra le nuove tasse, una di quelle che sta facendo maggiormente discutere e che da molti viene considerata completamente assurda è quella su colf e badanti. L'idea è quella di trasformare le famiglie e i privati in sostituti d'imposta, facendo loro versare addizionali IRPEF e contributi. Questa soluzione è stata pensata dal governo in relazione ai problemi inerenti ai lavori domestici. Attualmente il datore di lavoro non è tenuto a trattenere dallo stipendio del lavoratore le ritenute fiscali.
il datore deve semplicemente versare i contributi previdenziali, INPS, INAIL, e il lavoratore deve pagare le tasse in dichiarazione dei redditi, IRPEF. L'ipotesi del governo, proposta per la legge di bilancio 2020, è quella di obbligare tutte le famiglie che hanno una colf o una badante che lavora per loro e effettuare delle trattenute mensili, che devono poi essere versate all'erario tramite modello F4 e altri metodi semplificati. L'aumento selettivo dell'IVA previsto dalla legge di bilancio 2020. Sicuramente avrete sentito parlare, anche in modo molto acceso, dell'aumento selettivo dell'IVA previsto dalla legge di bilancio 2020. Alcuni beni che attualmente sono stati tassati con l'IVA agevolata o quella minima diventeranno automaticamente dei beni tassati con IVA ordinaria, ovvero al 22%. Il rischio è che la progressione delle aliquote IVA farà alzare l'imposta sul valore aggiunto al 26,5% entro il 2022. Si parla di un'aliquota ordinaria del 24,2% nel 2020 e al 25% nel 2021, che salirà al 26,5% l'anno successivo. Questo sta accadendo per il semplice fatto che anche in questo ambito lo Stato sta cercando di recuperare ulteriori entrate per far quadrare meglio i conti del governo. Per quanto riguarda la lotta all'evasione fiscale, si aggiunge quella all'uso del contante. Si è parlato di bonus per coloro che utilizzano la carta di credito e altri metodi di pagamento tracciabili, con un aumento dell'IVA solo per coloro che pagano in contanti. Nel mirino potrebbero finire in modo particolare ristoranti, alberghi e lavori di manutenzione ordinaria in casa. L'aumento selettivo dell'IVA non è ancora certo, anzi il governo giallorosso ha cercato di rassicurare sul fatto che stanno lavorando a un modo per riuscire a cancellare l'aumento dell'IVA. Ci sarà da fidarsi? A voi commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.